Silenzioso. Ciao ragazzi, ciao a Ciao tutti, eccoci di ritorno. Ciao Daniela, ciao Adele. a tutti. Bene, guarda che vedo già i nostri amici delle dirette tutti collegati. Mi piace da morire sto fatto. Maria, Stefano, Paride, Cussai, Francesca, immancabile, grande anche Claudia Zini. Sono contento, bene, di ritrovarci un po' qui per queste occasioni. Mi vedete e sentite bene? Perché adesso non ho Dani, Ad. Ah, Sì, io solo all'inizio non sentivo niente, ma adesso sì. ok. Daniela, tu hai il microfono staccato, secondo me. Ah, grande, che c'è anche mio papà che è operativo, guarda. No, Daniela, la stiamo perdendo. Mi avevi messo in muto tu e io non potevo togliermi dal muto da sola, quindi continuavo a pigiare. Mi diceva: sei stata messa in muto dall'host e tu Ah, togliti dal muto. perfetto, è perché ho paura che mi rubi la scena. Parli così bene che infatti ti tengo in silenzioso ogni tanto. Hai paura che faccia le presentazioni migliori delle tue? Sì, esatto. Infatti, adesso già per vederci e per vedervi un po' meglio, direi di far sparire la presentazione, perché oggi, ragazzi, parliamo per bene. Allora, lo facciamo sparire? Sì, perfetto. Raccontiamo un po', di quello che diventa il passo dopo il dominare la macchina fotografica, perché la puntata scorsa abbiamo raccontato un po' che cosa vuole dire, scattare in totale manuale, essere padroni della macchina fotografica e riuscire a gestirla come si deve, per cui e già questo ci dà modo di esprimerci in qualche maniera, perché chiaramente andiamo a dare sfogo alla nostra creatività con cognizione di causa e quindi sì, utilizzare la macchina totalmente in manuale, ma per arrivare poi dove? Perché a quel punto scopriamo che c'è tutto un mondo incredibile, no? La fotografia è sempre, io la vedo spesso come una collina dove andando a arrampicarsi faticosamente fino alla vetta, si pensa di essere arrivati, e questo può essere un po' tutto l'aspetto di studio, di composizione, che ne parliamo un pochino anche oggi, e chiaramente di gestione della macchina fotografica, conoscere lo strumento, per cui c'è chi arriva in cima, però guarda solo dietro ed è contento della strada che ha fatto, ma non guarda dall'altra parte della montagna dove si scoprono delle vallate incredibili. L'ho fatta un po' poetica, però ogni tanto mi piace. Stavo aspettando dove andavi a parare, ho detto mazza, ma questa. È vero, l'ho sognata stanotte, però mi piaceva. E di là c'è una vallata di immagini, di racconti, di un mondo nuovo che effettivamente spesso anche apre gli occhi. E per chi vive solo ed esclusivamente così all'ombra di questa montagna o si accontenta di averla un po' scalata, ecco che non si va a godere tutto quello che c'è da quell'altra parte. Scusate che ci sono mille messaggi che in diretta mi sta scrivendo la Valentina Notar di Contrasto, La con cui salutiamo. la Ciao saluto. Vale, abbiamo una gran voglia di vederti, di invitarti di nuovo in studio a fare un image talk dal vivo appena sarà possibile. L'abbiamo già invitata per un image talk su Instagram, intanto, perché Bene. col fatto che abbiamo stasera Giulio Piscitelli, che è un grande fotografo di Contrasto, l'agenzia italiana la più importante in Italia e che rappresenta la Magnum americana, e quindi alle 7:30 abbiamo sul mio profilo Instagram Fulvio Bugani, Photo Image, queste chiacchiere fotografiche che mi piacciono tanto perché cazzeggiamo un po' e con questa scusa riesco a vedere un po' di amici e chiacchierare con loro. E avremo Giulio Piscitelli, che è un grande fotografo, vincemmo insieme il Leica Oscar Barnack nel 2016, eravamo tra i 12 vincitori, o meglio i 12 finalisti, poi parleremo anche di questo. E quindi Valentina Notar, che lo rappresenta, è come posso dire, la responsabile dell'ufficio stampa e di tutta la comunicazione di Contrasto. Valentina Notar Berardino, diciamo tutto il cognome perché noi la chiamiamo la Notar, ma in realtà è così un
un soprannome molto amichevole che ci diamo tra di noi, se no sembra che quello sia il suo cognome in realtà. No, è giusto, Sì, giusto, hai un weekend bello denso, Fulvio. Cioè, abbiamo, perché poi io e Adele non siamo in diretta su Instagram perché c'è un sovraffollamento, non è gestibile con Instagram. Ma dai, questa sera finito qua sei con Giulio, che salutiamo tanto già da adesso, poi c'hai un altro appuntamento domenica. domenica sera sì, con Ale Cegarra, un grande fotografo venezuelano che però da un paio d'anni vive a Città del Messico e anche con lui ci siamo sempre conosciuti grazie a Leica ormai da un po' di anni e ci siamo trovati a seguire insieme i funerali di Fidel Castro a L'Avana e quindi abbiamo anche un po' scattato insieme oltre a varie situazioni, insomma, e quindi mi fa piacere che avremo Ale Cegarra alle 7 di domani sera con sempre su Instagram, nel canale Instagram. E lunedì sera avremo anche un grande Ivor Pricket, per cui da seguire anche lunedì sera e mi fa tanto piacere, così faremo un po' due chiacchiere e posso andare a parlare sia in spagnolo che in inglese, così ci divertiremo un mondo, insomma. Grazie Matteo che fa buon 25 aprile a tutti. Sì, buon 25 aprile a tutti. Io onestamente ho perso un po' anche i giorni, le date. Oggi ho detto a tutti: dai, che esco che vado a fare la spesa. E poi qualcuno mi ha detto: guarda, che il 25 aprile è tutto chiuso. E dico: no, adesso devo sopravvivere per 2 giorni con il freezer perché ho finito tutto. Ma vabbè, ormai tutti i giorni sono un po' uno uguale all'altro. E Sappiamo quindi. che puoi fare la pasta, quello sì, però. Le uova ce le ho, potrei impastare, effettivamente potrei. Bene. Comunque, dai, Perfetto. riprendiamo il filo un po' del nostro discorso. All'ultima diretta io mancavo perché ero a fare la diretta da un'altra parte e a parlare di marketing, sempre dello studio, ma in questo caso di marketing. Invece tu, Adele, so che avete fatto questo appuntamento super interessante sulla gestione della macchina fotografica, quindi l'importanza del dominarla noi, no? Quindi del decidere noi che cosa fa scattare la macchina e non limitarci semplicemente a far click e a far decidere a lei. E oggi avevamo un po' deciso, ecco, come filone di continuare questo lavoro andando un po' ad esplorare invece la parte più comunicativa artistica e a capire anche un attimo come possiamo mixare insieme da una parte quelle che sono le regole, no? Grammaticali del linguaggio fotografico. E dall'altra invece una comunicazione che parla ad un livello superiore che è quella dell'emozione che ci passa, no? La forza poi di una fotografia nasce spesso da lì. Quindi, Fulvio, da che cosa vogliamo partire, visto che sei qui? Vorrei partire, scusa Dani, da fare un saluto super affettuoso a Sara Ricci, che dice che finalmente ci vede in diretta, un abbraccio virtuale e sempre viva la fotografia. La nomino con grande piacere perché lei sta lavorando, è caposala al Maggiore, per cui lavora in ospedale facendo dei turni massacranti da quando è iniziato tutto questo casotto, per cui mi fa piacere che sia in diretta. So che si segue di notte le nostre tecniche, diciamo così, vedendo sul nostro canale YouTube tutto il lavoro che poi fate tu, Adele, e tu, Daniela, del riposizionare, ripresentare le nostre dirette sul canale YouTube di Fotimage, e lei così riesce a seguire direttamente da lì tutto quello. E non, credo che non abbia persa nessuna. Quindi, intanto, brava Sara. Allora, per il suo lavoro e la presenza è una persona splendida, già di suo in questo momento sicuramente ancora di più. Yes. Detto questo, ragazzi, quindi sì, andiamo a vedere un bel po' di fotografie perché abbiamo, come dicevamo e come abbiamo analizzato con Adele la volta scorsa, sull'aspetto della gestione della macchina fotografica, è fondamentale conoscerla bene, conoscere lo strumento, vari tipi di obiettivi, come funziona, ma poi che cosa ci facciamo? A quel punto vediamo che la fotografia ha due aspetti fondamentali, che sono quello della grammatica fotografica che serve per andare a comprendere attraverso le diagonali, i soggetti, diciamo così, soggetto e sfondo che ci rappresentano, un po' proprio
elementi che diventano dei punti di riferimento nella costruzione della nostra foto, che però chiaramente non sono sufficienti per dare forza ad un'immagine, ma bisogna arrivare ad avere qualcosa da dire, perché si dice sempre, ci sono tanti così gruppi di fotografi o fotoamatori che sono già contenti di posizionare un po' in ordine queste regole, valutare se lo sfondo è dritto o storto, sai, tutti questi elementi che per carità hanno un loro valore, però c'è sicuramente, come dico sempre, la panza, cioè quell'aspetto emozionale da dover inserire nella nostra fotografia, che dipende da noi stessi, da come siamo fatti noi, dagli studi che abbiamo fatto, dal livello culturale o non culturale, per avere foto quindi di un certo tipo o dell'altro. Non vuol dire che siano sbagliate e una o l'altra, semplicemente ci rappresenteranno tantissimo. Ecco che quindi, non studiando la fotografia e la sua grammatica, si perde un po' il senso del linguaggio, dell'equilibrio della foto, della sua armonia. Però non ne dobbiamo nemmeno diventare schiavi, ecco, per cui c'è importantissima la parte del che cosa voglio raccontare con le foto, come alla fine mi vado a esprimere appunto attraverso la macchina fotografica. È un linguaggio la fotografia. La fotografia è un linguaggio e quindi bisogna arrivare a conoscerlo per poterlo sia leggere quando guardiamo le fotografie degli altri, chiaramente, che per poter raccontare qualcosa di noi stessi, senza dover per forza cercare uno stile, un genere fotografico preferito, perché quello viene da solo. Tutte le volte che guardiamo, analizziamo dei grandi fotografi durante i nostri corsi, le lezioni, o quando le prepariamo, soprattutto insieme ad Adele, vediamo che ci sono, dico così perché lo facciamo tutti insieme ad Adele queste cose, e la Dani ci controlla dall'alto, chiaramente. Esatto, in questa maniera. E a quel punto, che cosa dico? Vediamo tanti fotografi che arrivano a raccontare nelle fotografie come sono loro davvero. Perché adesso abbiamo qualche foto da far vedere, non so, anche di Elio Tirwhit, per esempio, un fotografo fantastico di Magnum, che chiaramente negli anni ha lavorato anche su tanti assegnati clamorosi o ha raccontato delle storie anche drammatiche. Ma la sua chiave di lettura è sempre stata l'ironia, perché lui chiaramente è un personaggio particolare, umanamente molto ironico, simpatico e spiritoso, per cui si ritrova nelle sue fotografie. E questo vale un po' per tutti, e a quel punto vedremo anche delle mie immagini, visto che quelle le conosco bene, e voi due in particolare le conoscete molto bene, per andare a vedere un po' se effettivamente si rispecchia la mia personalità nelle foto che scatto, senza dover per forza pensare di mettere in gioco o di rappresentarmi pensandoci a tavolino. Ecco, una cosa che viene naturalmente. Per cui... È una cosa che viene anche negli anni, mi viene da dire, nel senso che nel tempo si affina un proprio, chiamiamolo stile, ma che comunque può essere sempre in evoluzione in base al periodo di vita che si sta vivendo, alla formazione che si ha, come si diceva prima. Quindi è una cosa che arriva anche con il tempo, ma c'è magari chi lo trova più naturale e gli viene più spontaneo, immediato, diciamo così, però è una cosa che si scopre e si va a maturare nel tempo e cambia e varia in base agli influssi, alle conoscenze che facciamo, ai fotografi con cui entriamo in contatto, che magari scopriamo, generi diversi, per cui con il tempo si arriva a trovare il proprio canale più adatto per esprimere qualcosa di particolare. Giustissimo, anche perché, insomma, se, come tutte le cose, se vuoi sapere che cosa ti piace, devi sperimentare cose diverse, devi provare, devi tantissimo guardare, quindi... Migliorare in fotografia significa, sì, uscire a scattare, ragazzi, scattare, riguardare, riscattare, eccetera, ma anche soffermarsi tanto a guardare il lavoro degli altri, non solo il nostro, il lavoro dei grandi fotografi, perché questo ci aiuta a capire meglio e a padroneggiare poi il linguaggio. Io mi ricordo sempre mia madre che alle medie mi diceva: se vuoi imparare a scrivere bene, leggi tanti libri. E io non capivo molto questa cosa, lo poi capì da quando studiavo inglese.
perché leggevo dei libri in inglese e mi ritrovavo poi a sapere dei vocaboli, no? Che dicevo, ma questo dove l'ho tirato fuori? Ed è uguale in fotografia, se volete anche imparare a farvi un gusto, un'immagine visiva di un certo tipo, dovete guardare tanto, è solo attraverso anche, a volte quando si dice studiare gli autori, non vuol dire semplicemente mettersi lì a mo' di nerd e sapere tutta la storia, che cosa hanno fatto prima, dopo, ma anche prendere un loro libro e sfogliarlo, riguardarlo, soffermarsi sulle foto con attenzione, logicamente, e valutarne alcuni aspetti. Poi ci saranno fotografi che piacciono di più e che sono più vicini al nostro modo di comunicare, di sentire, e altri che invece semplicemente non ci piacciono, ma è importante guardare anche quelli. È il motivo per cui a Fulvio regaliamo anche libri di autori che sappiamo che non sono proprio il suo genere, ma no, sono molto apprezzati. Ma è verissimo, Daniele, hai detto una cosa fantastica, non è che bisogna comprare solo libri di fotografia o guardare, come hai detto giustamente, solo gli autori che piacciono di più, perché diventa è un fatto proprio di studio della fotografia, di capire come sono potentissime anche immagini che magari piacciono meno, perché poi anche il gusto è un qualcosa che si va formando, che cresce, che cambia, conoscendo la fotografia, guardando tanti autori. Il bello di questo linguaggio è che lo si studia guardando le foto, per cui è molto emozionante. Noi questo lo promuoviamo sempre tantissimo e vediamo che i nostri corsi, per esempio questo corso di lettura dell'immagine proprio, che è di comunicazione sul linguaggio della fotografia, che cominciamo poi lunedì, diventa proprio mirato a questo aspetto, no, Daniela, al fatto di così arrivare al passo dopo e cominciare a capire un po' il linguaggio fotografico e come esprimersi appunto con la fotografia. Da cosa partiamo oggi? Cosa? Ok, vado a condividere lo schermo e vediamo un po' di foto di grandi fotografi che chiaramente diventano di ispirazione e le analizziamo un po' velocemente, le scorriamo un po' velocemente per dare un'occhiata anche a quelli che sono, preso proprio alcuni fotografi che conosco bene e che mi fa piacere così un po' condividere con voi per far vedere anche come si esprimono pur facendo anche lavori di fotogiornalismo, chiaramente, perché diventano molto, sai, nel fotogiornalismo c'è sempre il discorso del dover raccontare una storia e quindi parlare magari stando il più possibile sopra le parti, no? Cercando di essere molto obiettivi, verissimo, però nel momento in cui poi si scatta vale come entra tutta la visione principale, la visione principale personale, che è fatta di tutta la cultura e tutto il background che ha ognuno di noi, per cui vedo che aspettano l'infinito, mi piace tantissimo questo fatto, soprattutto in questi giorni e in questo fantastico 25 di aprile, ancora facciamo tanti auguri a tutti e così presentiamo un infinito di liberazione d'Italia, facciamo così. Ok, eccolo qua, già mi piace, lo sento quasi un compagno di viaggio questo infinito, lo potremmo tenere. Per quello l'infinito, non capivo. No, infatti... Ma cosa lì? Sarà una poesia? Non lo so. No, no, ma scherzi, guarda. Lo so che lo aspettavano, poi so che Kusai non vede l'ora di vederlo a tutto schermo, questo infinito. Mamma mia, deve starci qualcosa di poetico, perché è ripartito con la collina, tutte queste cose più sognanti. Anch'io sul momento ho detto, ma forse si vede che aspettano qualche poesia lì. No. Infatti, vedete, questo è il mondo della fotografia, questo che vedete qui di fianco ad Adele e sotto a Daniela. Brava, Ad, ci hai preso anche come direzione. Ok, allora direi di tenere i nostri audio sempre attivi, se riesco a spostare. A farci sparire. A far comparire l'infinito per la gioia di tutti. Esatto, vediamo se riesco perché mi è andata a finire dietro una maschera che non so cosa sia. Ok, sono riuscito a spostarla perché il programma ogni tanto ha delle maschere nuove, poi si è aggiornato. Quindi Adele, ok, teniamo solo l'audio e lo stesso Daniela e finalmente siamo io e il mio infinito qua di fianco. E
tolto. Quando hai tolto l'infinito, poi anche scuola di fotografia, così le nostre foto le vediamo per bene. Ah, sì, ok, vuoi che lo togliamo? A me piaceva lasciarlo, così scorreva. Va bene. Eccolo qua, fantastico. Ok, così mentre vediamo qualche immagine, abbiamo comunque presente sempre la nostra scuola di fotografia. Qui partiamo con una serie di immagini di Alex Webb. Partiamo difficile, quindi. Partiamo difficile, sì, effettivamente un po' difficile, però lui ha queste caratteristiche, è un maestro assoluto. Io ho cominciato ad appassionarmi clamorosamente alla fotografia grazie a lui, finché poi nel 2007 non sono riuscito a partecipare a dei workshop con lui in Italia, e da lì ecco che questa sua visione così complessa, ma con sempre un punto di riferimento all'interno della foto, come vedete il ragazzino che è in luce e che è ribaltato, diventa il punto di riferimento totale. Alex Webb ha questo piacere di mantenere una grande sospensione di tutta la scena, giocando con la complessità totale, sfruttando tutto il fotogramma. Poi può arrivare a creare queste immagini molto dolci, molto morbide, giocando sempre con le linee, le forme, i colori, le atmosfere che vengono create da momenti diversi della giornata, l'ora blu. E poi questa immagine l'ho tenuta perché chiaramente, a parte perché è fantastica, ma perché ce l'ho sempre in mente, e ogni tanto dopo, quando scorrerò alcune mie foto, vi farò vedere che chiaramente se ci si sente vicini a un certo genere di fotografia e di visione, si tendono a ripresentare. Io spesso nei compiti diamo, durante i compiti che diamo nei nostri corsi di fotografia, c'è proprio anche l'esercizio del copiare alcune grandi immagini, perché tanto, ragazzi, non è che ci si ritrova in studio a fare la stessa identica scena. Si è in altre situazioni, altre epoche, altri paesi, altre luci, altre situazioni, appunto, altre persone, e se si riesce a ripresentare una foto simile a quella dei nostri fotografi preferiti, è già un grande risultato. Quindi copiare sì, che poi man mano diventerà, con una frase più elegante, prendere ispirazione. E qui vedete quindi queste complessità delle foto di Alex Webb, dove tra luci, ombre e questi neri molto chiusi va a presentare diversi piani, diversi livelli, e diventa molto intrigante proprio. E lui ha questo potere di far sembrare ordinato il caos più totale, e qui crea una profondità pazzesca in questa foto. Poi c'è un color palette che è incredibile, e sì, meriterebbe, ecco, rimanere tutta la puntata su questa immagine, secondo me, con la profondità totale che danno le persone sullo sfondo, le linee, le forme, i due bimbetti che sono una storia nella storia di questa foto, che sono dietro al ragazzo che tiene la palla sul dito, e si vedono i due ragazzetti che stanno discutendo, giocando, litigando tra di loro, il fuoco in maniera mirata sul ragazzo in piedi sul monumento. E sono immagini che io onestamente non mi stanco mai di guardare. E puoi tornare un attimo su quell'immagine? Scusami Fulvio, grazie, ti interrompo solo per aggiungere una piccola considerazione che avevamo già fatto in un'altra diretta, ma magari per chi non c'era è sempre interessante sentirlo. Anche a livello proprio più cognitivo, no? Il nostro cervello, i nostri occhi, che cosa fanno in questa immagine? Arrivano, ed essendo un'immagine comunque complessa, non un'immagine né piatta né semplice, dove c'è un soggetto, uno sfondo, inizia di fatto a cercare un focus, che non intendo dire un punto di messa a fuoco, cioè proprio a vagare, io me lo immagino sempre come una pallina del flipper, no? Che va sopra, sotto, a destra, a sinistra, ritorna sopra, va indietro, va in primo piano, va in background, e pian pianino inizia a scoprire un sacco di elementi. Questo crea un sacco di interesse nella foto. Per ultimo si nota il bambino, la faccetta che compare, no, del bambino in basso a sinistra,
che sbuca fuori, diciamo, dalla maglia del bambino in primo piano che sta facendo roteare la palla, che non la vedi subito, hai bisogno di un pochettino di tempo. Idem la persona che sta entrando dentro quel, non so se è una chiesa o qualche cosa che ha una sorta di pareo rosso, non è sicuramente il primo punto di attenzione, ma prima o poi il cervello ci arriva perché l'occhio continua a vagare e tutte queste linee anche blu e il pattern che sembra anche qua all'infinito, una ripetizione, no, di quasi dei gate, delle entrate della chiesa una dietro l'altra, il blu del pallone, e poi a un certo punto hai tutto sulla sinistra, una rottura totale del pattern che è data da quell'albero verde che ti spezza quasi un po' la foto, ma continua a creare dell'interesse e continua a farti ritornare l'occhio dentro di nuovo alla foto e riniziare questa ciclica visione, no, di tutto quanto. Chiedimi gradini a quadretti rispetto alle linee invece delle colonne. È un continuo di tantissimi elementi e di tantissimi richiami di appunto anche geometrie, di pattern, di persone messe a fuoco, i visi che sono sicuramente le cose che attirano sempre di più l'attenzione, no? Noi siamo persone umane, cerchiamo gli occhi degli altri, quindi guardiamo prima di tutti i visi. Insomma, una foto che ci potrebbe tenere, insomma, catturati e pieni di attenzione veramente per un sacco di tempo, ad andare a sviscerarla tutta, ecco. No, infatti è super complessa, giustamente notavi l'albero, ma vedi come riprende anche l'albero quello stesso verde che c'è tutto sulla destra nell'interno dell'edificio. E giustamente Ruggero nota anche la palla che si infila a canestro tutta a sinistra. È proprio un momento magico totale, la non sovrapposizione delle persone. No, è una foto, infatti vedi, con la tua analisi, Daniela, siamo già rimasti poi sulla foto tanto perché lo merita tantissimo e si continuerà ad analizzare poi per i punti di messa a fuoco e per la poca luminosità che c'era in questo momento, che quindi l'ha costretto ad avere un diaframma più aperto. Diventa molto interessante capire l'abbinamento tra la parte grammaticale fotografica e la parte invece emozionale, per cui è Alex Webb in questo è veramente un maestro. Vado un po' più veloce sulle altre, così abbiamo diverse foto da vedere, complessità, profondità, una lettura che veramente diventa quasi dal surreale diventa reale e viceversa, per cui è incredibile. Poi questi colori fantastici, qui siamo ad Haiti, in uno scatto all'interno di un locale durante i combattimenti, qui invece siamo in Sudafrica, se non sbaglio, e poi passiamo appunto a Elliot Tyrwhitt con queste immagini molto ironiche che raccontano in maniera fantastica un'epoca. Lui ha attraversato tutta la seconda parte del Novecento raccontandolo in maniera elegante, ironica e affascinante, e lo vediamo anche in scatti in situazioni diverse, magari con foto meno conosciute, come si ripresenta la sua visione ironica, oltre a quella chiaramente attentissima e molto artistica, per arrivare a un'immagine che per me è sempre stata un'immagine di grande riferimento, che non ha più nulla di ironico, ma lui è riuscito a cogliere un dettaglio pazzesco che è questa lacrima sul velo. Siamo al funerale di JFK e questa foto è stata tantissimo anche discussa, perché poi nella post-produzione, quando la presentarono, cancellarono questa lacrima dal velo. E Elliot Tyrwhitt era così orgoglioso di quel dettaglio che lo notò subito e che quindi ci tenne tantissimo poi a rappresentare l'immagine con il dettaglio della lacrima sul velo, che fa totalmente la differenza in un'immagine di per sé comunque fortissima e storica, ma con quel dettaglio che nell'immagine un po' piccolina che abbiamo trovato non si nota benissimo, ma so che potrete cogliere. Quindi tutta la potenza poi fotografica di Elliot Tyrwhitt salta fuori anche in questa immagine, per arrivare poi a un maestro totale
Pinkasov, un altro grande fotografo di Magnum, che con le sue visioni esprime tutta la sua complessità, ma anche piacere di scoprire, di andare in giro per il mondo a esaltarsi con queste visioni che ha solo lui. Per raccontare brevemente Pinkasov, secondo me basta dire che è un fotografo della Magnum, la più grande agenzia al mondo, che ha sede sì anche a Parigi, ma nasce negli Stati Uniti, e lui quasi non sa l'inglese e dice: io mi esprimo con la fotografia, non ho bisogno di imparare un'altra lingua per comunicare, abbiamo questa, siamo fotografi, per cui è perfetto. E queste grandissime immagini presentano tutto così la sua maniera di vedere anche la vita e di girare il mondo, di interagire con gli altri e con le situazioni che lo circondano. Si vede sempre di più in queste immagini, che sono sicuramente più difficili anche da leggere e da comprendere, anche se poi arrivano fortissime, no, a livello emotivo, come magari si lavora meno qua di, appunto, di grammatica, di regole, no? Ma va tutto proprio sul canale delle emozioni, e lo fa in maniera magistrale, gestendo comunque le luci, i piani, i soggetti. Brava Daniela, ma non del tutto, cioè le regole le ha comunque sempre ben presente. Questo lo analizzeremo attentamente guardando anche le foto di Pinkasov, perché hanno un equilibrio pazzesco. Quindi tu dici bene che prevale la sua visione e la sua emozione, ma hanno un'armonia e tanti di quei dettagli da leggere che andremo poi a sviscerare bene, chiaramente, durante, come facciamo sempre, no, Adele, durante i vari workshop o le lezioni, certo, che sono diverse. Dimmi Adele. Ovviamente più tempo per analizzare, sviscerare insieme tutte le immagini rispetto a queste dirette, però ovviamente ci fa piacere poter parlare e condividere di tutto questo live con voi. È chiaro che sono contento che ci sono sempre diversi ragazzi che hanno fatto tanti corsi con noi, o Simona, per esempio, che lo vedo che sta scrivendo adesso dal computerino, che sarà proprio parte del gruppetto del corso di composizione, lettura fotografica, linguaggio di fotografia, diciamo, che comincerà lunedì. Quindi brava Simona, ne vedremo delle belle, insomma. E andando avanti sui fotografi che si esprimono alla grande, come non mettere Francesca Woodman, una storia drammatica ma fatta di immagini molto poetiche e di una potenza veramente pazzesca, esaltante. Una fotografa che a 24 anni poi si è tolta la vita, ma che ha lasciato un diario personale in immagini ricchissimo e che ci racconta di tutte le sue difficoltà nella sua pur breve vita, diciamo. Jean-Luc Ziff, ci tengo sempre tanto a presentarlo in qualunque situazione, perché è il primissimo libro di fotografia che mi sono comprato quando avevo 16-17 anni. E chissà, forse da lì sono rimasto intrippatissimo per la luce, perché è un maestro totale. Poi abbiamo il grande Henri Grouillet, fotografo belga, anche lui della Magnum, che con queste immagini molto cinematografiche, sono sempre fatte di tanta grammatica fotografica, ma un'esplosione di emotività e emozione e coinvolgimento, per arrivare all'altro nostro maestro Joël Meyerowitz, che subito si riconoscono le sue foto per questo quasi disordine elegante, però, che tiene nelle foto, con sempre un punto di lettura precisa, e sono immagini molto complesse, con tanti piani di lettura. Ogni foto di Joël è praticamente un racconto. Chiaramente questa è potentissima, lui l'ha raccontata tantissime volte, e diceva come addirittura questo uomo caduto, svenuto, lì per terra, venga così scavalcato dall'operaio e dalle persone che sì lo guardano, ma fino a quel momento nessuno gli si avvicina per aiutarlo, e quindi
rappresentava un po' il senso della società che lui stava vedendo in quel momento e che spesso ancora in qualche modo ci rappresenta. E chiacchierando con Joel Meyerowitz, lui fa sempre presente e ci diceva, ti ricordi Daniela, che lui ha notato, questo secondo me è importantissimo nei nostri corsi, poi lo andremo ad analizzare bene, ha notato le persone in alto a destra quando ha scattato. Se ci guardate, la foto è abbastanza grande per poterlo vedere, sopra all'autobus ci sono delle persone che stanno lavando dei vetri di quell'edificio. Si vedono, vero Daniela? Sì, molto piccole, ma si riescono a percepire. Poi magari... Però ci sono dei colori gialli e azzurrini, diciamo, che lui ha notato queste persone quando ha inquadrato ed è riuscito a tenerle nello scatto, pur preso dalla velocità della situazione. Quindi è sempre un grandissimo maestro, Joel Meyerowitz, qui con la sua immagine. Sì? No, dicevo sempre quello che diciamo anche durante i corsi, l'attenzione a tutto il fotogramma, a tutto il frame, e qualsiasi dettaglio può diventare fondamentale e interessante da andare ad arricchire la nostra foto, a raccontarci dei dettagli e far scorrere, come diceva prima Daniela, il nostro occhio da una parte all'altra continuamente. Perfetto, e diventa decisivo anche in questo caso i toni dei colori, le luci, per arrivare poi a Paolo Pellegrin, che grandissimo fotogiornalista, uno dei 10 più grandi secondo me al mondo, è un maestro totale. Che cosa fa? Fa fotogiornalismo da sempre, per cui uno dice cavolo, allora come fa a esprimersi lui? Invece parlando sia con Paolo che con l'Annalisa D'Angelo che segue le sue fotografie, raccontavano un po' il fatto che lui proprio da un occhio in particolare fa fatica a vedere e quindi spesso si lascia libero di rappresentare quello che vede con la sua macchina fotografica. Per cui queste visioni, la foto che abbiamo visto prima, chiaramente è un'immagine, questa è famosissima e potentissima, ma anche il suo lavoro per Rochester, che ha fatto su Rochester, la violenza in questo paesino, cittadina americana, con cui ha vinto il World Press Photo, e questa immagine di cui lui ne va sempre tanto fiero, che all'inizio, quando ho cominciato ad appassionarmi alla fotografia, dicevo, ma chissà perché Paolo Pellegrin ha deciso di fare questo cane così, tutto mosso, in movimento. Questa è una foto che identifica benissimo la situazione che si era creata in Indonesia dopo lo tsunami, siamo nel 2005, e quindi sentite come diventa un raccontare una storia attraverso una visione comunque personale. E nell'ultima sua mostra che ho avuto il piacere di vedere assieme a Paolo Pellegrin proprio a Roma, al Maxi di Roma, era una mostra pazzesca, bellissima veramente, e lui questa foto l'ha voluta grande, praticamente, non so, era 2 metri per 3, come pure l'ha tenuta inserita in ultima foto del suo fantastico libro Dies Irae, proprio a raccontare, a specificare quanto lui ci tenga a questa immagine, quanto voglia raccontare, quanto parli di lui con questa fotografia. E quindi ci vuole sempre tanta attenzione nel leggere le foto. Non andiamo così con uno sguardo distratto a cercare solo ed esclusivamente il soggetto per apprezzarlo o meno. Dobbiamo andare oltre quel passaggio un bel bimbo, una bella ragazzina, un bel tramonto. C'è sempre qualcosa nelle foto, qualcosa di particolare. E qui arriviamo poi al lavoro di Larry Sultan, un fotografo fantastico che ha fatto tantissimi lavori, ma il suo libro di riferimento sicuramente, che è una pietra miliare nel mondo dello storytelling, è Picture from Home, dove racconta la sua famiglia. E chiaramente suo papà e sua mamma li ha raccontati nella parte finale della loro vita, ma ha preso anche tanti spunti dalle foto che si erano fatte in gioventù, dagli album di famiglia, e diventa davvero
un libro di riferimento per il reportage personale, visto attraverso la propria visione, quindi personalizzato, per poi arrivare al maestro Robert Mapplethorpe in questa foto scattatagli dal fratello quando ormai era prossimo alla fine, diciamo, ma non potevamo non inserirlo sui fotografi che si sono raccontati attraverso le fotografie. E Robert Mapplethorpe si è raccontato in maniera molto intima, molto diretta, molto cruda in tante situazioni, ma con dei capolavori di immagini che sono davvero di riferimento totale. Ho presentato quindi prima Robert Mapplethorpe per poi arrivare a un artista contemporaneo che purtroppo anche lui nel 2017 si è suicidato, che è Ren Hang, un grande artista cinese, e li ho abbinati perché in qualche maniera ho ritrovato così questo racconto attraverso l'arte, attraverso la poesia della fotografia. Trovo che gli abbia dato la possibilità a entrambi comunque di esprimersi come è e come secondo me deve essere per tutti. Sono immagini molto caratteristiche, molto forti e che hanno fatto il giro del mondo, e quindi un piccolo tributo anche a Ren Hang prima di arrivare a un maestro più classico, William Eggleston, che conclude un po' la nostra carrellata d'immagine. E quindi ritorniamo all'infinito. Esatto, non vedo l'ora. Eccolo qua, fantastico. Io lo lascerei un po' così. Cosa ne dici, Daniela? No, non sono d'accordo. Ok, allora vediamo di inserire anche il mio faccione. Benissimo. Sembra di essere, quando guardo l'infinito, mi sembra di essere dentro la casa degli specchi, hai presente? Quando andavi nei, non lo so, a Gardaland oppure a Luna Park, c'era sempre la casa degli specchi e a un certo punto si creava questa, e io puntualmente andavo a sbattere da qualche parte. No, e non era stupendo? Per me era dove sei? Ho ancora più voglia di rimettere l'infinito adesso che mi hai detto così. Per Gardaland o per Luna Park? No, per il gioco degli specchi, no. Guarda, grande, vedo che Angelo Papa segnala che ci dovremmo vedere a fine giugno, se tutto va bene, al workshop di Street Photography a Roma. Lo spero, Angela Papa, lo spero tanto, vediamo, aspettiamo un po' le notizie che arrivano in questi giorni e quindi vi terremo aggiornati tramite chiaramente anche Laika che segue direttamente il tutto, però... bene, avremo modo di parlare di queste cose, Angela, e se non sarà o se non dovesse essere giugno ci aggiorneremo e sicuramente sarà la prossima occasione, chissà, settembre. Insomma, un po' alla volta si tenta di arrivare a riaprire, sentiamo un po' queste notizie cercando di fare tutto per bene, però diventa importante cercare di ritornare un po' alla volta a muoverci con tutte le precauzioni e le attenzioni del caso, chiaramente. Ok, mentre Lance dice che ci piacciono gli stessi fotografi, sì, ma perché siamo innamorati della fotografia, quindi qualunque grande fotografo credo che vada bene, no? Adele, chi è il tuo fotografo di riferimento, esclusi i presenti, diciamo? Ah no, stavo per dire Fulvio Bugani. Va bene, era troppo bella per così lanciarla. Io... è cresciuto in te per forza, no? Sì, hai ragione, un po' t'ho condizionato, però non so se vale, infatti, questo. Direi di vedere una carrellata veloce, che dici, Daniela, delle mie fotografie a quel punto, così anch'io so che vado a parlare in maniera più conscia ancora di quello. Quindi rimettiamo, devo arrivare a rimettervi infinito, lo so, mi dispiace, però... Sì, adesso abbiamo fatto una carrellata veloce di autori, tutti con stili diversi, tutti con storie dietro diverse, quindi anche motivazioni e obiettivi sicuramente di comunicazione molto molto diversi, che poi andiamo normalmente a vedere in maniera un po' più dettagliata all'interno di quello che per noi è il corso avanzato, che è proprio la parte di... in parte di appunto composizione, ma soprattutto di lettura delle immagini. Adesso magari in alcune delle tue, ecco, andiamo a ritrovare qualche riferimento
agli autori visti precedentemente, sicuramente Alex Webb. No, ma infatti, quindi direi di rimettere giù noi, comunque tenendo l'audio attivo. Vediamo se riesco sempre a farlo bene. Eccoci qua. Ok, e quindi per esempio con questa immagine volevo far vedere il senso del richiamo alla foto di Alex Webb, sia con questa foto che con quest'altra immagine, cioè chiaramente con tutto il rispetto per le sue grandissime immagini, però mi faceva piacere ricercare, so di averne anche altre che vado a cercare in questa pensavo maniera. Pensavo che avresti messo quella di Londra all'interno del mercatino, questa o quell'altra che c'è, a me ricorda, mi ricorda sempre tanto... Anche questa, sì, vero. Anche questa, no, ma ce ne sono diverse che effettivamente, sai, avendolo spesso in mente, dici, ah, forse anche questa intendevi? Eccola, sì. Sì, anche questa, sicuramente per i colori, però vedi proprio quelle altre giocavo sui colori delle maglie, delle persone, però è vero che anche qua, sia per le vetrate che ci sono sul fondo, che per, sì sì, anch'io dici bene, sai Daniela, questa la sento sempre molto ispirata dagli scatti del maestro. È un mix anche con quella di Alex Webb, sempre di Haiti, dove dentro il bar, dove ci sono queste vetrate colorate, no? E la persona in primo piano. Ora, la composizione della foto in realtà è totalmente diversa, però queste vetrate che comunque sono un elemento comunicativo importante, visivo, molto importante all'interno della foto, sicuramente ci sono sia lì che là, ecco, quindi... a volte anche gli elementi di uno sfondo possono diventare degli elementi che sono assolutamente necessari all'interno della fotografia e che vanno utilizzati, così come il bilanciamento del bianco, no? Io adesso qua vedo tante tue foto, soprattutto la prima di Cuba, in cui è il bilanciamento del bianco che in buona parte dà un effetto alla foto. La prima, sì. Magari adesso vai ad aprire, nel senso che il tuo occhio non è che vedeva la situazione in quel modo, quei verdi, quei gialli non erano in realtà così nella e non sono stati ricreati tantomeno con Photoshop, sono fatti semplicemente andando a settare, no, il bilanciamento del bianco in maniera sballata, diciamo in questo modo molto semplice, rispetto a quelle che erano la temperatura colore delle luci che avevi presenti. Poi qua ci sono tanti altri elementi, il movimento delle persone, lo sfocato piuttosto che l'elemento della griglia che viene riflessa sul anche qua un sacco insomma di cose. Certo, no, infatti hai detto benissimo e con il bilanciamento del bianco si possono fare giochi fantastici, bisogna essere sempre padroni della macchina, dello strumento, come dicevamo con Adele infatti nella puntata scorsa, forse Adele l'avevamo già un po' analizzata, vero, nella puntata scorsa questa foto? Abbiamo perso Adele. Sì. Mi sento male adesso, in questo momento. Ah, okay. Sicuramente è un'immagine che abbiamo già visto e analizzato diverse volte, ma che torna sempre utile per tutti gli spunti che ci dà e i rimandi anche. A... Esatto, e anche qua effettivamente abbiamo... tutte queste serie di immagini che ho selezionato insieme a voi adesso per far vedere come ho proprio necessità di cercare questa complessità di elementi. Si vede già un po' dalla griglia, vero ragazze? Perché così abbiamo già un po' un'idea di quello che può essere la mia ricerca fotografica fatta di sì, luce, colori sono fondamentali, ma anche tanta complessità. Io utilizzo tanto questo 28 mm che è un obiettivo sicuramente difficile perché inserisce, prende a un angolo di campo così ampio che prende tanti elementi. Però a quel punto cercare di ordinarli e di avere tanti piani diversi, quella lettura che prima diceva Daniela su... la foto di Alex Webb, in qualche maniera la ricerco nelle mie immagini, cioè il fatto di poter avere l'occhio che è obbligato a correre a destra, a sinistra, sopra, sotto, davanti e dietro, perché c'è anche così tanta profondità in alcune immagini che diventa decisivo creare questa tridimensionalità proprio,
per far correre l'occhio dentro la fotografia. E quindi ecco che mi faceva piacere farvi vedere questa carrellata di immagini per raccontare proprio un po' quello che può essere la visione personale e il potersi esprimere. La vita è talmente complessa dal mio punto di vista che quindi anche in fotografia non posso fermarmi a raccontarla con un semplice dettaglio o un particolare. Mi piace che sia un po' incasinata, un po' complicata, ma leggibile in qualche maniera. Ovviamente tutto varia appunto dalla personalità, dalle esigenze di comunicazione, perché ci sono altri fotografi che invece si esprimono in maniera completamente diversa, dal riempitismo al minimal completo e assoluto, pur rimanendo delle fotografie super di impatto ed emozionali, per cui diventa molto diverso lo stile, il genere e il messaggio che passa. Giusto, anche perché ci sono fotografie che sono assolutamente ultra piatte, anzi vanno ad accentuare ancora di più la mancanza della tridimensionalità in foto, che di fatto non c'è, perché la foto non è tridimensionale, bisogna andarla a creare, no, con le prospettive, la profondità, e invece ci sono autori, prendiamo Fontana semplicemente, che va ulteriormente ad accentuare invece il fatto che sia piatto per piatto, quindi totalmente senza tridimensionalità, e sono comunque foto spesso giocate sui colori e sulle forme, ma fortissime, di un fortissimo impatto emotivo. Quindi insomma non è sempre detto, ecco, adesso noi mostriamo questo genere qua che piace particolarmente a Fulvio, su cui lui si trova bene e si esprime in questo modo, ma fa comunque anche lui delle foto a volte totalmente diverse che vanno fuori da questo genere. Adesso hai selezionato queste, ma ultimamente ti ho visto anche fare foto di generi totalmente diversi. Sì, è verissimo, Daniela, e infatti qualcuno l'ho tenuta selezionata proprio perché stai dicendo bene e perché, ragazzi, non è che ci sia un giusto e uno sbagliato, un corretto e un non è presentabile, perché chiaramente la fotografia è un linguaggio, ma poi ci si esprime ognuno come crede, perché è tutto molto personale e a quel punto è come il modo di parlare. È chiaro che c'è una grammatica italiana che è uguale per tutti, fatto salvo poi per le licenze poetiche che diventano anche in maniera diversa ancora modi di esprimersi, ma all'interno della stessa grammatica italiana ognuno di noi parla diciamo così, si esprime in maniera differente e quindi usa certi tipi di parole, le abbina in una maniera più elegante qualcuno, più aggressiva qualcun altro, o magari più diretta. Ma anche la stessa persona, a seconda, no, dei contesti in cui si trova, può usare un certo stile o meno, può usare un certo registro o meno, no, nel parlare. Quindi è per questo che dico, non focalizziamoci su, cioè, come noi siamo persone e non siamo un blocco di granito, un'unica cosa, ma abbiamo più sfaccettature dentro, anche nel momento in cui ci esprimiamo con la fotografia, sicuramente questo viene fuori di noi. Possono esserci situazioni in cui siamo attratti da qualcosa e situazioni in cui invece vogliamo mostrare qualche cos'altro, ecco. Verissimo, verissimo, infatti. Ok, così, con anche questa carrellata di un po' di immagini cubane che mi fanno pensare che dovevo essere là in questo periodo, ma non ci pensiamo. Ci ritorneremo presto. Ok, allora eccoci qua, bene così. Melissa che ti chiede intanto se, diciamo, l'uso del bianco e nero è una scelta o può dipendere dal tipo di foto che si fa. Se è una scelta, dipende dal tipo di foto che si fa. Ma è un altro linguaggio il bianco e nero. Sicuramente sì, Melissa, ciao, è un altro linguaggio e bisogna quindi fare attenzione. Di sicuro, come dico sempre, non si può parlare sia a colori che in bianco e nero all'interno dello stesso lavoro, almeno finché non si è degli artisti completi che si trova sia il coraggio che il modo per poterlo fare. Però
è totalmente un altro linguaggio, bianco e nero, bisogna conoscere bene anche quello. È vero che a volte ci sono dei lavori, magari in cui diventa più interessante potersi esprimere in bianco e nero per arrivare in maniera più diretta al succo della faccenda, al soggetto. E poi, chiaro, io definendomi e sentendomi così innamorato per il colore, la ritengo davvero una fotografia anche molto più complessa, quella a colori, perché non si può sottovalutare nulla all'interno dell'inquadratura. Gli abbinamenti o i contrasti dei colori possono stimolarci e giocare a nostro favore, ma allo stesso tempo possono diventare molto complessi da abbinare. Per cui ecco che è anche quello un modo di esprimersi, un modo di sentirsi, chi si sente più in bianco e nero, chi più a colori, chiaramente. Ma anche se scatti poi in realtà ormai il bianco e nero lo scatti a colori, poi lo vai a lavorare dopo in post-produzione, ma di solito scatti pensandolo in bianco e nero, per cui vai a ricercare determinate contrasti, perché sennò rischi che ti venga un bianco e nero slavato, che non ha una vera forza anche e un impatto, quindi tendenzialmente la pensi prima, non è ho questa foto, Dio non mi piace a colori, ok, aspetta che la provi in bianco e nero, anche perché poi anche la post-produzione del bianco e nero viene fatta in un certo determinato modo e poi dipende che tipo di bianco e nero vuoi ottenere, quindi ci sono tanti dipende sempre, no? Da mettere, che parte a monte da che cosa vuoi comunicare. In fotografia, come in tutti i linguaggi, si parte dal dipende. O meglio, si dipende dal dipende, bellissimo. Questa mi sembra la chiusura. Con questa possiamo chiudere, Fulvio. Me la tatuerò. Questa l'hai data. Adesso guarda, ci faccio una grafica e la piazzo nella presentazione della pagina di Facebook. Il fotografo dipende dal dipende. Mi piace. Grazie, bene, dai, direi che abbiamo dato un po' una carrellata di idea della fotografia come così maniera per raccontarsi o per esprimersi, e quindi direi che tutti i segreti li scoprirete nei nostri prossimi corsi. Non vedo l'ora di cominciare, infatti lunedì sera, e tra l'altro questa versione particolare diventa interessante della versione del corso, perché come facevamo con l'estero, il fatto di far vedere le nostre fotografie nel computer delle persone che sono a casa, secondo me, che quindi seguono la lezione in remoto, ma con lo scambio, la condivisione dello schermo, possiamo far vedere tutte le mie immagini, diventa un avere le foto proprio a casa con se stessi, e quindi è quasi più completo la visione, perlomeno, della foto. Mi mancherà tantissimo il contatto fisico, come quando lo faccio con le persone all'estero, però riesco a dire poi così tante cavolate che alla fine ci sentiamo uniti comunque. La visione delle foto è fantastica, perché la condivisione, come vedete qua, vi avverrà totalmente a tutto schermo nel vostro computer, e quindi si intenderà molto bene il tutto, senza tralasciare che in tanti casi, come facciamo nel one-to-one, posso andare a comandare, a gestire il computer delle singole persone, spesso per gli editing o la post-produzione, per cui sì, non ci limita, ecco, questa possibilità. Quindi bene, so che vedremo Francesca, Simona, Maria e diversi ragazzi collegati nei nostri prossimi corsi. Grazie Ruggero, grazie a te e a tutti di averci seguito. Io direi che ci vediamo tra mezz'ora sulla pagina Fulvio Bugani Photo Image di Instagram, sul mio account di Instagram, dove quindi chiacchiererò un po' con Giulio Piscitelli, un grande fotografo che ha fatto un lavoro pazzesco su tutto il tema delle migrazioni in Europa. Seguendo praticamente tutte le rotte migratorie dall'Africa dall'est Europa, è veramente particolare. Non ultimo, ha fatto pure la traversata su un barcone dalla Libia all'Italia. Quindi ci sarà da chiacchierare per bene con lui, e sono contento che lo facciamo a breve.
Grazie Paride, intanto che dice one to one, bellissima esperienza, lo consiglio, grazie mille. Effettivamente, dai, vi teniamo sicuramente compagnia fino a martedì, perché tra l'appuntamento di Instagram dopo di Fulvio e i prossimi due appuntamenti di Instagram domenica e lunedì, la diretta del martedì, fino a martedì siamo con voi e con chi partecipa al corso di base, al corso avanzato e invece a Lightroom, che partono proprio lunedì 27 di aprile, ci vedremo proprio e passeremo un bel po' di tempo insieme nelle nostre aule virtuali. Sì, Quindi giustamente, scusa Daniela, Melissa dice, ma martedì ci sarete? Perché... ci saremo? Sì, perché non ci dovremmo essere? No, perché ha ragione, dice, abbiamo così tanti impegni e Martedì tante... dovremo parlare dell'importanza della post-produzione o comunque del flusso della post-produzione, questa era un po' l'idea e comunque saremo sicuramente con voi. Adesso decideremo se continuare a mantenere due dirette a settimana o eventualmente scendere a una, a seconda anche un po' di quello che succede con aperture, non riaperture, robe varie. E quindi vi faremo comunque sicuramente sapere quali sono i prossimi appuntamenti. Volevo rispondere a Beatrice, che invece ci chiedeva la lista dei fotografi citati. Ovviamente, appena finisce la diretta, ve li segnalo nei commenti e ritrovate tutto qua sotto. Perfetto, Beatrice. Invece per studiarli attentamente ti aspettiamo ai nostri corsi in remoto, per cui so che sarai dei nostri come Paride che ci ringrazia. E quindi lo salutiamo con questo messaggio che mi fa piacere dire che siamo contenti quando ci fate qualche complimento, perché chiaramente ce ne fate tanti, onestamente, perché ci dà anche a noi poi la spinta di continuare questa condivisione, ci tiene carichi. Quando ne parliamo con Daniele e Adele, abbiamo sempre mille cose da fare perché lavoriamo anche a livello internazionale, i lavori da selezionare, le foto, i corsi all'estero. Però ci fa un casino piacere perché siete sempre tanti e quindi ormai è diventato un appuntamento così fisso che quindi, come diceva Daniela, pensiamo che anche nel momento delle riaperture, che speriamo siano ufficiali a breve, cercheremo di mantenere perlomeno una volta a settimana per condividere insieme un po' le nostre passioni e conoscenze. Yes. Bene, buona serata a tutti e migriamo tutti su Instagram. Andiamo a vedere come si esprime Giulio Piscitelli. Esatto, ci vediamo tra poco. Grazie a tutti. Ciao Daniela, ciao Adele. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.